Questa ricetta non è mia, ma me l'ha regalata la mia amica Betta e almeno una decina di anni fa. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciarmi un like se il video vi piace, di seguirmi su Instagram dove posto praticamente tutti i giorni e vi ricordo che trovate la ricetta per iscritto sul blog menomalesongolosa.com. In una ciotola capiente mescolo la ricotta con lo zucchero. Io uso sempre quello integrale di canna. Non serve nessun particolare attrezzo per questa torta, ma basta una frusta a mano o un cucchiaio di legno. Aggiungo le uova intere che avevo precedentemente sbattuto, lavoro brevemente il composto e aggiungo anche il burro sciolto e continuo a mescolare fino a fare una bella crema omogenea. Unisco poi le farine setacciandole, alle quali avevo già unito anche il lievito, e continuo a mescolare fino a sciogliere tutti i grumi. A piacere si può aggiungere ora un goccino di whisky o di rum. È il turno dell'uvetta che avevo fatto precedentemente ammollare in acqua per circa una mezz'ora e del cioccolato a pezzi. Ora uso la spatola, che è meglio. Come vedete io ho fatto di questa torta una versione un po' più piccolina, solo per me. Le dosi che trovate qui e sul blog sono però per una tortiera da 24 o 26 cm di diametro. Non resta che infornare, 180 gradi per 45 minuti circa, ma mi raccomando fate la prova dello stecchino per vedere se la torta è cotta. Come sempre vi aspetto sul blog con la ricetta scritta passo passo, www.menomalesongolosa.com e su Instagram per sentirci tutti i giorni. 'Cause in the kitchen I was born.